Questo è il penultimo video del blog tour. La prossima volta ci vedremo direttamente a Lucca, sabato 29 ottobre. Ma su internet, sulla mia pagina Facebook, ci sono già tutti e quattro gli indizi per poter scaricare i biglietti. 24 ore dopo mezzanotte, possiamo iniziare con le domande. No, non ci sarà un quarto libro. E vi spiego anche perché. Al massimo ci potranno essere dei prequel o dei sequel o degli spin-off, perché Iris è stato pensato in una maniera molto molto precisa, è stato pensato secondo uno schema logico, matematico. Un libro si divide in tre parti, ecco, come vedete qua, secondo una sinusoide, ecco, e a sua volta la saga di Iris è divisa in tre parti, esattamente come lo schema di un'unica storia, in modo che ci esistano sia i libri singoli, che sono storie singole, ma che anche ogni libro faccia parte di uno di quei tre tasselli. Non si può uscire fuori da questo schema, altrimenti le cose non funzionano più. Le uniche cose che si possono fare è scrivere sequel o prequel, come Tutti i colori del buio, o, chi lo sa, magari qualcosa che riguarderà altri personaggi. O forse libri singoli, non è proprio idea. Mi è piaciuta molto la prima parte di Death Note, Elfen Lied, da cui appunto Lilium, Igarashi no Kokoro ni, ma non seguo veramente molto gli anime. A volte inciampo nei manga quando Enzi li lascia in giro per casa. Preferisco farli. Ad esempio, questo è il manga che Chiara Bracale e Enzi Pakunain stanno realizzando proprio sulla storia di Iris. Il primo volume è ancora in lavorazione, ma speriamo che presto sia pronto. Personaggio per me è un po' come scolpire, cioè io prendo la mia personalità e inizio a toglierne dei blocchi, dei pezzetti fino a ottenere la forma che voglio, poi la sgrosso, ecco che ottengo il personaggio, quindi tutti i personaggi sono già dentro di me, devo solamente togliere quello che non mi interessa. Questo lo diceva anche Michelangelo, diceva che la statua era già dentro alla pietra. Però poi quando ha provato a vendere dei blocchi di marmo e si è accorto che non glieli comprava nessuno, allora ha dovuto iniziare a lavorarci un po' di più. Sì, sono tutti collegati, ma se accendi contemporaneamente anche il forno e la lavatrice, salta tutto. Tutti i miei libri, tutte le cose che faccio veramente, perché io disegno anche, scolpisco, dipingo, tutte le cose che faccio cerco di crearle in modo che abbiano dei punti di contatto, come se fossero neuroni di un'unica rete, cerco di creare delle sinapsi, così come Tutti i colori del buio compare come prequel in Iris, compare anche all'interno del Tango delle Cattedrali, e nel Tango delle Cattedrali compaiono personaggi che poi si ritrovano nei Disabitanti, che è un altro libro, così come anche solo un piccolo oggetto che si vede in una scena di un altro romanzo esiste realmente nel mio studio. E, insomma, cerco di creare una realtà che esista sotto molti punti di vista e contemporaneamente. Questo cerco di fare. All'interno di Iris ci sono un po' di ingredienti, vediamo, un po' di Silent Hill, un po' di Nolan, Batman, poi ecco qui c'è una buona dose di Twin Peaks e sempre di David Lynch, abbiamo Fringe, sì, decisamente Fringe, poi ci sono anche un po' di Muse, Mozart, un po' di Ray Bradbury, un po' di Charles Adams, quanto basta, beh, ci sono molti altri ingredienti all'interno dei romanzi e in ogni romanzo in quantità diverse. Ah, e un furetto. La trama del terzo libro. Sì, posso parlarvene, ma anzi, ve la racconto tutta, sì. Allora, inizia Dara Vaden e soprattutto nel momento in cui scopre che l'ametista è la arrivare da, allora poi muoiono chiaramente, morirà. Ma non solo dall'altra parte arriveranno. E quindi dopo tutto questo ci sarà l'incredibile rivelazione che non ci sono più solamente
all'incirca e questa è tutta la storia. No, non lavoro sempre da solo. Lavoro anche con altre personalità di spicco che non vivono dentro di me, che sono Igor Della Libera, sceneggiatore e scrittore. Questa birra ha un sapore strano. Andrea Lanza, regista teatrale, e Ensi Bakunayen, che è una disegnatrice mangaka. Queste piene hanno un sapore strano. Tutte bellissime, fantastiche, incredibili persone, quando non sono sedate o in un posto contro la loro volontà. Ci vediamo sabato 29 ottobre a Lucca, 11:30. Io ci sarò, voi ci sarete, qualcun altro non ci sarà. Non importa, chi c'è, c'è. Ci vedremo lì.